Ciao ragazzi, buongiorno e bentornati sul nostro canale Italian Family Overland. Un inizio un po' alternativo, sì, la Moira si sta asciugando i capelli. Allora, praticamente siamo a sud del Portogallo. Noi ci eravamo lasciati con un video di 5 giorni di brutto tempo. Sì, siamo stati a metà del Portogallo in un posto tranquillo dove nessuno ci mandasse via per superare quello che era una 10 giorni di brutto tempo, che poi se andate a vedere il video vedrete che sono successe un po' di cose, abbiamo preso un temporale importante, però alla fine su 10 giorni non è che ha piovuto tantissimo, meglio così. Siamo venuti giù a sud, avevamo una visita programmata per Moira. Moira ha un problema alla cute praticamente da quando siamo partiti, appena prima che partivamo. Non vi racconto poi nel dettaglio perché comunque vada sono cose ovviamente private, però ha avuto problema con un parrucchiere proprio prima di partire facendo una tinta e questo problema se l'è trascinato. Abbiamo visto già due dermatologi che non hanno risolto il problema. Questo in Portogallo sembra molto bravo e gli ha già dato una cura, che abbiamo già visto qualche piccolo miglioramento, quindi oggi torniamo per la seconda visita e in base a quello che ci dice decideremo se rimanere qui in Portogallo o ritornare in Spagna, anche perché in Spagna abbiamo alcune cose da fare, dobbiamo ancora installare le batterie al litio, cioè c'è da fare un po' di lavori. E quindi niente, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Che altro? Niente, oggi dobbiamo fare un po' di cose però prima della visita. Dobbiamo fare la spesa, caricare ancora dell'acqua. Se riusciamo passiamo all'IKEA a prendere le pentole per l'induzione, perché abbiamo scoperto che su 3 pentole che abbiamo una è induzione, una va bene per l'induzione, le altre due no, e quindi dobbiamo prenderle. E quindi niente, vediamo se riusciamo a fare in tempo tutto oggi, altrimenti lo faremo domani. Comunque vabbè, abbiamo dormito dentro questa foresta, cioè una stradina praticamente che finisce. Ieri c'era un vento allucinante e quindi niente, abbiamo preferito dormire al coperto perché sto vento qui era veramente incredibile, non si riusciva veramente a stare in piedi. E niente, adesso la Mora si sta asciugando i capelli, stamattina si è fatta lo shampoo. E niente, cominciamo sta giornata. Temperature cominciano ad essere calde, eh. Altra differenza tra temperature calde, quindi quando si va nel periodo estivo, è che mentre d'inverno cerchi disperatamente il sole, quindi sono proibite foreste e valli, perché ovviamente il sole non lo vedi o arriva molto tardi, d'estate o quando fa caldo, anche se dormi in una foresta, quindi il sole non lo vedi, non te ne frega niente, perché tanto comunque vada non fa freddo, non c'è umidità e quindi... Dai, cominciamo e... andiamo a fare un po' di spesa. Spesa? Tutte le volte che ritorniamo in città, ritorniamo nei paesi così, viene lo sclero, perché siamo stati veramente tanto tempo fermi in mezzo alla natura e quindi sì, quando riparti nella civiltà è sempre un dramma per noi. Facciamoci un caffè, qui il tempo intanto ci sta annuvolando, però vabbè, pace ame. Facciamoci un bel caffè, tanto la Moira è andata a fare la spesa. Io non posso andare con la Moira a fare la spesa, perché se vado io a fare la spesa spendiamo almeno il 15-20% in più. Una cosa assurda vedere tutte le volte che, ripeto, torniamo nella civiltà, la gente è impazzita, ragazzi, ma veramente impazzita. Il ragionamento è che una volta eravamo anche noi così, eh. Eravamo anche noi, li vedi, arrivano di corsa, al volo, fanno la spesa, devono correre
adesso pausa pranzo, quindi molta gente ha finito di lavorare, viene qui, fa la spesa al volo, poi torna al lavoro, poi finisce di lavorare, torna a casa, è una vita assurda veramente, ripeto, la facciamo anche noi e ce ne rendiamo conto oggi che ne siamo usciti fuori, una roba assurda, roba che quando eravamo dentro non ce ne accorgevamo, eppure qualcuno ce lo diceva, qualcuno ce lo diceva, ah, fate troppa roba, siete sempre in giro, io, ma va, ascoltami, cosa ne sai te, mica devi pagare le bollette, e oggi ragazzi vi garantisco che è così, capisco il perché, lo facevamo per pagare le bollette, queste, quelle, era una continua rincorsa, è come un topolino che corre alla ricerca del formaggio, ma il formaggio è sempre di meno, e le fatiche per prendere sto formaggio sono sempre di più, quindi a un certo punto l'equilibrio non esiste più. Così non abbiamo niente, perché questa vita veramente non abbiamo niente, il minimo indispensabile, però quel poco che abbiamo ci basta e non dobbiamo ammazzarci. Li osservo proprio, li guardi da fuori, arrivano proprio di corsa, che entrano al volo, la spesa, cellulare, troppo ragazzi, incredibile veramente. Allora, vediamo se riusciamo a mangiare qualcosa. Che dici, Shura Moira? Sì. Abbiamo trovato parcheggio dentro Lagos. Non vi dico ovviamente come ho parcheggiato, perché non è che ci sono molte chance per noi. Ora ve lo faccio vedere. Abbiamo dovuto prendere due parcheggi. Prendere un parcheggio ufficiale più un altro più un pelino quello delle moto, quindi per noi non è facile andare nei centri abitati, siamo anche a rischio multa, però vabbè, vedremo, solitamente con le multe siamo sempre fortunati. E andiamo a mangiare lì dove siamo andati con Claudio e Daniela, adesso ve lo faccio vedere così sicuramente vi ricordate. Piove? Cacci tua. Si scivola qua su sto pavimento, eh? Sì, è pericoloso. Molto pericoloso sto pavimento, porca bestia. Si entrava qua nella pescheria, giusto? Sì. E si andava sopra. Sì. Yep. Qua ci vuole la mascheriglia. Sì. Aspetta che mi metto la mascheriglia, va. Mercato del pesce coperto. Sì. Mercato del pesce. Allora, due. Oh no, visto che non abbiamo moltissimo tempo e sta piovendo. Sì, piuttosto che mangiare McDonald's. Sì. Assolutamente. Perché poi comunque su quello bisogna dirlo. Qui l'altra volta mi ha speso una cazzata, 15 euro a testa, quindi cioè, si può anche fare. Adesso col fatto che pioveva, noi non possiamo fermarci per strada sotto l'acqua a aprire il cucinino e cucinare. E quindi piuttosto andiamo in un posto così. Tac! Allora, sei pronta? Sono pronta. Cosa hai preso oggi? Sorpresa. Sorpresa? Sì, secondo te cosa ho preso? Non lo so, una roba asiatica sicuramente. No. Grazie. Cos'è quella roba lì? Noodles. I noodles? Con i frutti di mare. Io invece, ragazzi, per non sbagliare, mi sono ripreso di nuovo l'orecchia d'elefante con le patatine. Che spettacolo. Ora però spacchiamo perché c'ho una fame incredibile. Però voglio assaggiarlo il tuo. Certo. Allora, com'è andata? Come abbiamo mangiato? Sì.
Ah, tu mi sembra che hai mangiato bene, no? La cotoletta era uno spettacolo, veramente uno spettacolo. Stavolta i miei noodles al con le frutti di mare non erano buoni, cioè erano buoni perché a me i sapori orientali mi piacciono, ma... Però non era carico, non era... No, c'era tantissimo peperone per fare volume, no? Peperone fatto nel wok, così. E c'erano tre gambe rimesse in croce, di cui uno non era neanche freschissimo, secondo me. E su 10 gusci di, vongole, c'era dentro una vongola. Quindi e poca roba. In più, i noodles erano stracotti. I noodles è un attimo che passano di cottura. A me è piaciuto lo stesso perché non mangio mai orientale. Però se ti devo dire, gli do un 3. Quella madonna. Sì. Cioè, la mia cotoletta era da 10, ragazzi. Era uguale identica a quell'altra. E quello fa la differenza tra un ristorante e un ristorante alla buona. Qui me l'aveva detto Claudio. Guarda che qua veramente quando vieni a botta sicura prendi la cotoletta. È andata veramente bene. Io sono molto contento della cotoletta. Sono molto ma molto contento della cotoletta e quindi abbiamo mangiato. Adesso andiamo alla clinica, andiamo alla clinica per Moira e vediamo un attimo cosa ci dice il medico. Speriamo abbia buone notizie. Sei pronta? Sì. Sei pronta allora? Cosa ti aspetti da me? Cosa spero? Cosa mi aspetto non lo so. Spero che speriamo di risolvere. Trovi la cura miracolosa e perché non ce la faccio più, non ce la faccio più. Comunque vabbè, clinica qua, ospedale di Alvor, una clinica privata, che però abbiamo già fatto la prima visita, non ci ha fatto pagare. Ha detto che vuole vedere se ci sono dei cambiamenti e poi pagheremo dalla seconda visita. E niente, vediamo un attimo. Non era dermatologo, come si chiama? Tricologo. Che poi abbiamo scoperto l'esperto del capello. Vediamo un attimo cosa ci dice. Speriamo. Allora? Ha passato la palla al dermatologo. E il problema è che il dermatologo ha il primo appuntamento utile tra un mese e mezzo. Quindi adesso gli ha dato una cura da fare, cortisone, non lo so, deciderà la Moira se fare sta cura o no. E vedremo. L'unica cosa certa, ragazzi, è che non è semplice. Non è semplice comunque vada a curarsi quando hai dei problemi, robe varie, perché ormai questa cosa va avanti da quando siamo partiti, da un anno e mezzo, 2 anni. Vedremo. Adesso qua ci spostiamo, andiamo a cercarci un posticino e poi dopo ci rilassiamo un attimo. Tutto il giorno che siamo in giro, che le gatte poverine, già ieri comunque pioveva e quindi non sono uscite. Oggi siamo in giro tutto il giorno, vediamo di farle uscire un po', va. Allora ragazzi, sì, siamo molto arrabbiati, qui c'è anche la Shura Moira e siamo molto arrabbiati, ma ora ve lo faccio raccontare da lei praticamente com'è andata. Al momento siamo usciti dalla clinica e diciamo non abbiamo ancora, siamo riusciti ancora ad accusare il colpo. Gli ho detto a lei, fermiamoci un attimo, rilassiamoci perché la cura che ti ha dato non ha senso, è proprio un palliativo.
ma adesso vi faccio spiegare tutta la moira. Nel frattempo abbiamo mangiato, ci siamo rilassati, anche perché comunque vada, è quasi ora di entrare in tenda, e io mi bevo il mio caffè e la moira vi spiega un attimo come funziona. Sostanzialmente ci siamo ritrovati in questa seconda visita, dove il tricologo ammette di aver provato a darmi una cura, ma sapeva già che l'esito sarebbe stato quello che è stato, quindi non avrebbe portato benefici, anzi, devo dirla tutta, ha portato delle problematiche con un farmaco preso che mi ha portato delle problematiche e non ha risolto quelle che avevo. E niente, mi ha passato la palla al dermatologo dicendo che fondamentalmente secondo lui è una cosa più dermatologica, l'aveva già capito. Però il dermatologo... ma quando io gli ho chiesto, allora, visto che hai capito che non è di tua competenza... Esatto. Facciamo già una visita col dermatologo, sì. E lui cosa ti ha detto? Vabbè, ma tu per adesso prova a fare quest'altra cura. Per adesso prova a usare quest'altro tipo di farmaco. Non farà niente, perché sono quasi certo che non farà niente. Però, visto che il dermatologo ha appuntamenti molto lunghi, almeno provi qualcosa. Tanto il fegato è il mio e me lo spacco io. Ovviamente. Questo è il terzo professionista. Io voglio che spieghi anche questa cosa, sì. Perché. Tutti e tre professionisti, addirittura uno è un primario italiano, e non facciamo il nome, di dermatologia, ha detto una cosa diversa, cioè spiega un attimo anche questa cosa. Tutti e tre i dermatologi sostanzialmente hanno detto delle diagnosi differenti l'uno dall'altro, con cure appunto totalmente differenti l'uno dall'altro, e questo già la dice lunga. Allora, quello che poi è vero, che avrebbero dovuto fare delle analisi, perché se è un problema devi analizzare, non è che vai a tentoni, proviamo la benzina, proviamo il diesel, proviamo l'alcol, vediamo qual è il migliore per te, devi analizzare, no? Quello che è il problema per andare ad agire. Comunque non l'hanno fatto nessuno di questi, un primo dermatologo in Spagna, un secondo dermatologo in Italia, un terzo dermatologo in Portogallo, non l'hanno fatto. Allora cosa abbiamo fatto? Siccome dovevamo rientrare comunque in Spagna, abbiamo degli amici di Francesco, che Francesco ha conosciuto grazie a Wikiloc, con i quali andiamo molto d'accordo. Gli ha detto: guarda, noi stiamo rientrando in Spagna, abbiamo avuto questo problema qua e là. Fortunatamente questi amici hanno una conoscenza di un dermatologo anche piuttosto bravo, e è saltato fuori un appuntamento urgente, gli hanno fatto saltare fuori un appuntamento. Grazie alla loro amicizia col dermatologo sono riuscito a farci avere un appuntamento urgente. Lui ovviamente ha visto la situazione, ha capito che l'infezione era molto molto estesa, molto molto grave. Ha analizzato il tessuto, sì, e ha scoperto che cos'è. Sì, secondo la sua analisi mi ha detto quello che era il tipo di infezione. E ora sto facendo queste cure, ovviamente è una cosa molto dolorosa, lunga, e mi dovrà vedere con visite molto ristrette, perché davvero l'infezione era molto, molto grande. Questo è come è andata la situazione col dermatologo in Portogallo, e questo è il risultato del fatto che lui ci abbia provato, abbia tentato di curarmi. Abbiamo anche comunque pagato, questo tentare di curare ci ha costato 75 euro per i consulti, per la visita, più altri 50 euro le medicine, almeno 50 euro, perché mi sembra che sia stato di più. E secondo lui avrei dovuto provare con le ultime medicine altri che mi 50 davano, euro un'altra così. Cinquantina di euro così. Purtroppo mi sono trovata in questa situazione, che ripeto ha peggiorato il tutto, perché mi ha causato delle altre problematiche. Allora, curarsi in viaggio non è facile, non è assolutamente facile. No, non è facile ora come ora, che non ci sono più i professionisti di una volta. Esatto, perché secondo me, non dico che è semplice, perché ci sono malattie che non bastava analizzare il tessuto due anni fa. Bisogna analizzare. Ma cosa fa un medico? Purtroppo è così, curano a tentoni, se gli va di culo hanno azzeccato il farmaco giusto,
però può essere che non c'è. Fortunatamente abbiamo trovato adesso questo professionista, sì, che invece ha detto non mi muovo finché non so chi ho davanti. Al momento io sono in cura da questo dermatologo e la cura sembra comunque cominciare, sì, a funzionare. I suoi effetti iniziali li sto vedendo, ovviamente sto prendendo degli antibiotici potenti, ma non si poteva fare diversamente perché l'infezione era veramente grande. Io ho voluto far spiegare a lei quello che tra virgolette è successo in questi mesi, in queste ultime settimane, proprio perché per quanto mi riguarda io poi sono una persona molto 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 pratica. Io sono dell'idea che queste persone qui andrebbero messe, come si dice, a nudo, andrebbero messe a nudo, perché sentire tre professionisti del settore che danno tre diagnosi diverse è una roba assurda. Cioè io penso, come se uno vada al meccanico e c'è la candela sporca ha soltanto un motivo, diciamo, per sporcarsi, o due, comunque l'intervento comunque è sempre l'analisi all'inizio, analizzare qual è il problema in modo da trovare una soluzione. Fortunatamente abbiamo trovato questo qua che sembra aver imboccato la strada giusta. Speriamo di risolvere, perché ormai è una cosa che va avanti da 2 anni. E per cui anche qui ci vedrete per un periodo abbastanza fermi, non, sì, completamente, però abbastanza. Perché fermi. Comunque vada, dobbiamo almeno una volta a settimana lui dovrà vederci, e quindi sì, dobbiamo stare un po' fermi. Vabbè, comunque volevamo rendervi partecipi anche di questo, perché come dico sempre, ragazzi, la vita on the road fino ad oggi l'hanno sempre fatta passare come una vita on the road bellissima, spettacolare, posti magnifici e robe varie. Però io ho sempre sostenuto che fare una vita on the road quando hai tantissimi soldi a disposizione, quando hai un mezzo, perfetto, un meteo perfetto, ma meteo perfetto, aspetta, il meteo perfetto perché nei video che tu proponi fai sempre vedere un meteo perfetto, ma poi dietro le quinte è che vivono di merda anche gli altri. Quindi, come ha detto lei, curarsi on the road è ancora più difficile, perché già lo è difficile per voi siete a casa, perché ne sentiamo di cotte e di crude. La sanità, diciamo, negli ultimi 2 anni è peggiorata tantissimo, sì. Questo non soltanto in Italia, ragazzi, ma un po' dappertutto. Certi medici non ti visitano neanche. Sì, non ti visitano neanche. Fanno le videochiamate. Questa è una clinica privata, quindi il loro interesse è visitarti. Però con tutto ciò che è una clinica privata, il loro dermatologo dava l'appuntamento dopo 1 mese e mezzo. E lì, secondo me, non è più privato, perché io il privato lo intendo che pago, ma tu la vista me la dai il giorno dopo. E quindi niente, ragazzi. Vabbè. Un abbraccio di cuore dal Frank, ciao, dalla Shura Moira, ci vediamo al prossimo video. Ciao!